La Costituzione italiana si sviluppa attraverso quattro sezioni e precisamente la sezione dei principi fondamentali, quella che va sotto il nome di parte prima e che riguarda i diritti e i doveri dei cittadini, quella che va sotto il nome di parte seconda e che riguarda l'ordinamento della Repubblica, ed infine la sezione delle disposizioni transitorie e finali. Nel complesso, la Costituzione italiana è formata da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali. I primi 12 articoli della nostra Costituzione enunciano i principi fondamentali sulla base dei quali è stata costruita l'idea della Repubblica italiana. Questi principi indicano i valori di riferimento che la collettività deve seguire per rispondere in maniera sempre più democratica all'esigenza del benessere e della felicità, tensione ultima di ogni corpo sociale. L'articolo 1 definisce quale tipo di Stato i padri costituenti hanno inteso costruire. Uno Stato che si ispira, cioè, ai principi della democrazia, in cui la sovranità, tutta la sovranità, appartiene al popolo, che riconosce il lavoro come il valore primario della collettività. Partendo da questa triplice affermazione, Repubblica democratica, sovranità popolare, lavoro come valore, gli articoli che seguono specificano una serie di principi, diremo, conseguenziali. L'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, ma contemporaneamente sottolinea quelli che devono essere i suoi doveri, senza i quali la democrazia non ha alcuna realtà effettiva. E il dovere che la nostra Costituzione indica fondamentale e prioritario è quello della solidarietà all'interno di ogni espressione della collettività. E nella logica di questa solidarietà, l'articolo 3 afferma la pari dignità sociale e l'eguaglianza di ogni cittadino di fronte alla legge. E si tratta di una dignità e di un'uguaglianza complete e senza limiti, al di là delle distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, politica. Per questo motivo, sempre nell'articolo 3, si pone come compito assoluto da parte della Repubblica quello di operare per costruire una realtà umana e sociale in cui vengano eliminati tutti gli ostacoli che impediscono alle persone di essere libere ed uguali, di sviluppare le proprie potenzialità e di poter partecipare a pieno titolo alla vita politica, economica e sociale dello Stato. L'articolo 4, proprio per rendere effettiva la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, essendo la nostra una repubblica fondata sul lavoro, riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, ma soprattutto afferma l'esigenza di promuovere le condizioni per rendere effettivo questo diritto. La Repubblica, quindi, deve promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, per offrire al cittadino lo sviluppo di quelle capacità che debbono divenire poi bene della collettività. L'articolo 9 sancisce tutto ciò e definisce l'impegno della Repubblica a tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Ed ancora il discorso della libertà e dell'eguaglianza anima l'articolo 6, nel quale si afferma la tutela delle minoranze linguistiche, e l'articolo 8, che riconosce la libertà di confessione religiosa e di culto. Coerentemente alle scelte ideali, sin qui definite nei diversi articoli che costituiscono la parte iniziale della Costituzione, l'articolo 11 proclama solennemente che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
Si riconosce infine, ai fini di assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni, la validità delle organizzazioni internazionali. L'articolo 7 definisce l'indipendenza e la sovranità dello Stato e della Chiesa Cattolica, ciascuno all'interno del proprio ordine. L'articolo 10 afferma la conformità del nostro ordinamento giuridico alle norme e ai trattati internazionali e riconosce il diritto d'asilo a quegli stranieri che, nell'ambito del proprio Stato, sono impediti nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. L'articolo 5 afferma che la Repubblica italiana è una e indivisibile. Tuttavia, all'interno di questa realtà, debbono essere promosse le autonomie locali e il decentramento amministrativo. Infine, l'articolo 12 definisce le caratteristiche della bandiera italiana, simbolo dell'unità e dell'identità nazionale. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni. È fondamentale comprendere qual è il rapporto fra diritto e dovere. Il mio diritto finisce dove comincia il diritto di un altro e lì comincia il mio dovere. Così pure il mio dovere ha termine dove inizia il dovere di un altro nei miei riguardi. Tutto ciò non riguarda soltanto i rapporti fra persone, ma anche i rapporti fra cittadini e lo Stato. Lo Stato ha dei doveri verso di noi, così come noi abbiamo dei doveri verso la società organizzata. Pertanto, dove lo Stato ha doveri, noi abbiamo diritti. Laddove abbiamo doveri verso la società, questa ha diritti da affermare nei nostri confronti. La Costituzione, nella parte prima, enuncia quelli che sono i diritti e i doveri dei cittadini. In particolare, il titolo primo tratta dei rapporti civili, articoli 13-28. Il titolo secondo, dei rapporti etico-sociali, articoli 29-34. Il titolo terzo, dei rapporti economici, articoli 35-47. Il titolo quarto, dei rapporti politici, articoli 48-54. Tra i diritti affermati nel titolo primo, ricordiamo quelli della libertà personale, ritenuta inviolabile, articolo 13. L'inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza, articoli 14-15. La libertà di circolazione, di soggiorno, di emigrazione, articolo 16. La libertà di riunione, articolo 17, e di associazione, articolo 18, sempre per fini non vietati dalla legge penale. Il tema della libertà religiosa è ripreso dagli articoli 19 e 20. Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e ogni manifestazione di culto è legittima. L'articolo 21 afferma la libertà di pensiero e di stampa, che consente ad ognuno il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Ricordiamo che la libertà di stampa era stata abolita dal fascismo nel 1925. Altri diritti della persona riguardano la libertà di difesa e la riparazione degli errori giudiziari, articolo 24. La presunzione di innocenza prima della condanna definitiva, il carattere delle pene non contrarie al senso di umanità,
e la non ammissibilità della pena di morte. Articolo 27. Nel titolo secondo, la Costituzione affronta i rapporti etico-sociali e in particolare i diritti della famiglia, la tutela della salute, il diritto allo studio. Alla famiglia è riservata dalla Costituzione una particolare attenzione. L'articolo 29 recita che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Spetta ai genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Articolo 30. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Articolo 31. Senza dubbio, uno dei più importanti compiti di uno Stato è quello di tutelare la salute dei suoi cittadini. Così l'articolo 32 stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. La salute non può essere considerata solo un fatto privato o solo un diritto del cittadino. Essa è anche un dovere verso noi stessi e verso gli altri. Infatti, chi è in buona salute può offrire il suo contributo di lavoro al progresso della collettività. Gli articoli 33 e 34 affermano il diritto all'istruzione che per almeno 8 anni deve essere obbligatoria e gratuita. La scuola è aperta a tutti. Gli studenti capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Pertanto lo Stato deve rendere effettivo tale diritto aiutando le famiglie. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. Ai rapporti economici è dedicato il titolo terzo della Costituzione. I diritti elencati nel gruppo di articoli 35 e 47 hanno come fine fondamentale quello di liberare l'uomo dalla schiavitù della povertà e del bisogno, fornendogli le condizioni necessarie per attuare le sue potenzialità. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme, cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, articolo 35. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, articolo 36. La donna lavoratrice ha diritto a parità di trattamento con il lavoratore e a condizioni di lavoro che assicurino protezione a lei e al bambino. Articolo 37. L'articolo 38 riguarda i cittadini inabili al lavoro che hanno diritto all'assistenza sociale. I minorati hanno diritto all'istruzione, all'avviamento al lavoro. Ai lavoratori, poi, sono riconosciuti il diritto di associazione sindacale, articolo 39, e il diritto di sciopero, articolo 40. È riconosciuta la libertà dell'iniziativa economica privata, ma questa non può recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, articolo 41. Per quanto riguarda la proprietà privata, essa è riconosciuta e garantita dalla legge, articolo 42, anche se il diritto del proprietario può essere limitato per legge nell'interesse della collettività. Nell'articolo 47, la Costituzione sottolinea la fondamentale funzione economica e sociale del risparmio, che va incoraggiato e tutelato.
Il titolo quarto della Costituzione è dedicato ai rapporti politici, articoli 48-54. Con essi termina la parte prima della Costituzione. Il diritto di voto può essere considerato la base della democrazia e della sovranità popolare. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Articolo 48. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti. Articolo 49. La nostra Costituzione, oltre ai diritti, prevede anche specifici doveri dei cittadini. Tra gli articoli che affrontano in particolare il tema dei doveri, vi è l'articolo 4, che, come abbiamo già detto, prevede che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità, un'attività e una funzione che concorrano al progresso materiale o spirituale della società. L'articolo 48 definisce l'esercizio del voto dovere civico. L'articolo 52 considera la difesa della patria sacro dovere del cittadino e rende obbligatorio il servizio militare. È prevista dalla legge la possibilità per coloro che si dichiarano contrari alla guerra per profondi motivi religiosi o morali di essere dispensati dal servizio armato e di essere utilizzati nei servizi civili. Un altro dovere del cittadino è quello tributario, cioè quello di pagare le tasse, ed è stabilito dall'articolo 53. È evidente l'importanza di ottemperare a tale dovere. Versando allo Stato una parte dei propri guadagni, ogni cittadino permette allo Stato stesso di offrire servizi e di provvedere a soddisfare le esigenze della comunità. L'articolo 54, infine, sintetizza in un certo modo tutti gli altri articoli che stabiliscono i doveri, affermando che i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi.